Ciao a tutti, nel video di oggi parliamo dei carciofi. Il carciofo ha una molecola che si chiama cinarina e questa molecola è molto curiosa perché è amara e ha la particolarità poi di far sentire tutto quanto più dolce. Inoltre hanno tantissime fibre e pochissime calorie, davvero un'ottima verdura. Per pulire i carciofi devo dire che ognuno ha il suo metodo, ci sono tantissime tecniche e è un po' come la torta al cioccolato, ognuno ha la propria ricetta e per pulire i carciofi ognuno ha la propria tecnica. Dovete sapere però che Federica ha scoperto una metodologia davvero molto molto comoda, è semplicissima anche se non avete mai pulito carciofi in vita vostra, quindi è perfetta per iniziare e permette anche di avere poco spreco, perché una cosa che ho visto molto spesso è che nei vari video, nei vari tutorial dove si vede come pulire il carciofo, praticamente lo eliminano il carciofo e tengono solo il cuore. Questo è davvero un peccato, soprattutto quando i carciofi sono di stagione, sono quindi freschissimi. Eccoci qua, una cosa importante è avere un coltello che taglia. Nella descrizione poi vi metteremo i coltelli che utilizziamo, potete ovviamente acquistare i coltelli che preferite, però questi qui sono molto validi. Dunque, per prima cosa io taglio il torsoletto, quindi ne lascio 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo. Questo poi dopo lo andremo a sistemare successivamente. Inizio ad eliminare le foglie più esterne. Le prime, quando vengono piegate, si schiantano e quindi è facile rimuoverle. Importante è che la foglia si rompa e che non venga strappata dal cuore. Quindi adesso vi faccio vedere quello che non deve succedere. Ecco, questo non deve succedere perché questa parte qui è buona, ma la foglia si deve schiantare e poi va strappata. Quando la foglia rischia di fare questa operazione qua, io metto il dito qui e in questo modo evito che si strappi dal cuore. Quindi vado avanti a fare questa operazione fin tanto che, piegando la foglia si schianta. Vedrete che mano a mano che le foglie diventano più tenere, perché si avvicinano al centro, inizierò a fare difficoltà a staccare la foglia. Vado a tagliare tenendo il coltello inclinato, in questo modo il centro non verrà toccato. In questo caso non le sento molto buone, quindi le vado a tagliare. Però questa è una cosa che dipende da quanto è fresco il carciofo. Allora, questo qui di carciofo è molto più tenero e lo vedo perché, anche se ho già iniziato a togliere soltanto 2 giri di foglie, queste qui già sono tenerissime, le sento che quando le vado a rompere non si schiantano facilmente, ma si spezzano male, quindi io già posso qui fare il lavoro che ho fatto prima e questa volta sarà utile non tagliare direttamente il carciofo così, ma tagliarlo un po' a piramide con il coltello inclinato. Invece in questo caso, che il carciofo è molto tenero, è utile fare questo taglio obliquo. In questo modo abbiamo recuperato questa parte qui che invece sarebbe stata tagliata da un taglio orizzontale. Infatti vedete quanto è morbido questo qui. Poi io, e qui arriva la cosa che non fa nessuno, taglio questo pezzo. Questo pezzo qui è buonissimo, non va buttato, perché la parte del torsoletto più vicino al carciofo, che quindi è tenerissimo, lo vado a pelare della parte esterna senza neanche troppo esagerare, perché questa parte del gambo è tenerissima. Ecco qua, e questo qui lo metto qua nella ciotola con l'acqua e il limone, che è una soluzione eccezionale per lasciare il carciofo sempre bianco e quindi impedire che si annerisca. A questo punto rimane questa parte qui di foglie che prima avevamo staccato e io con un movimento circolare vado a girare il carciofo e a eliminare questa parte qua. Sto cercando di togliere quanto più verde possibile senza esagerare. A questo punto lo taglio in quattro, infatti questo qui non è freschissimo di carciofo, vedete quanta peluria ha all'interno.
Se fosse stato molto giovane, non ne avrebbe avuta quasi per niente. Se la peluria all'interno è pochissima, potete anche non toglierla. Se invece è così abbondante, va assolutamente eliminata. Ultima questione, le mani. Il carciofo annerisce molto velocemente, quindi macchia anche quello con cui viene in contatto, in questo caso le mani. Se volete potete utilizzare guanti, io di solito non lo faccio perché in realtà questo colore, questo risultato in realtà a me sparisce nel giro di poche ore, di pochi lavaggi. Sarà che in cucina mi lavo le mani 10 volte al minuto, però in realtà per me non vale la pena mettere guanti. So che invece altre persone le mani rimangono macchiate per giorni, quindi dopo valutate voi se utilizzare dei guanti oppure farlo così a mani nude. La prima ricetta che vi facciamo vedere è la mia ricetta preferita. Si tratta dei carciofi saltati in padella con le molliche. In questo modo i carciofi diventano davvero squisiti, un pochino croccanti, molto saporiti. È una ricetta semplicissima e vi viene fuori un ottimo contorno. Andiamo a prendere i carciofi tagliati a quarti e li vado a fare a fettine più sottili, in questo modo. Non c'è bisogno di essere troppo precisi perché poi andranno saltati insieme alle molliche di pane. Vado a mettere i carciofi in padella. Aggiungiamo un pochino di acqua che servirà per ammorbidirli. Vado a mettere già un pochino di sale e possiamo mettere sul fuoco. Dopo circa 10 minuti di cottura, come vedete, il carciofo è morbido, non troppo cotto, quindi diciamo che siamo a metà cottura. A questo punto possiamo aggiungere le molliche di pane. Vado a ricoprire bene i carciofi e vado ad aggiungere anche un pochino di formaggio grattugiato. È facoltativo, ma rende i carciofi davvero molto molto gustosi. Un pochino di olio. Vado a mescolare velocemente e adesso non ci rimane che mettere sul fuoco e far rosolare ancora qualche minuto tutto quanto. I carciofi sono quasi pronti, guardate che belli che sono. Li vado a completare con qualche fogliolina di prezzemolo. Prezzemolo ci sta benissimo con i carciofi. La prossima ricetta che andiamo a vedere è più che una ricetta, una modalità di cottura, ovvero andremo a bollire i quarti di carciofo in pochissima acqua, sarà più una stufatura che una bollitura. In questo modo avremo i carciofi pronti per essere utilizzati in creme e pesti squisiti. Con i carciofi fatti in questo modo, infatti, poi basterà aggiungere delle erbe aromatiche, magari dei funghi, della frutta secca, oppure semplicemente frullarli con un filo d'olio, magari uno spicchietto d'aglio, e vi viene fuori una crema di carciofi che è la fine del mondo, perfetta sia per condire la pasta che per condire dei crostini di pane, delle piadine e così via. Stesso procedimento se volete congelare i carciofi, questa è la modalità che dovete utilizzare, quindi non congelate il carciofo crudo o cotto in varie preparazioni, ma congelate il carciofo appena sbollentato in quarti come stiamo facendo adesso. Lo andate a mettere in un contenitore o in un sacchettino, una volta ovviamente che sarà ben freddo, mai inserire le cose calde nel frigorifero o nel congelatore. È banale, ma è sempre una parola in più. E in questo modo poi andrete semplicemente a scongelarlo e lo potrete poi utilizzare per tutte le ricette che volete. Con i carciofi fatti in questo modo potete anche fare dei secondi, magari come la ricetta di prima, lo saltate in padella una volta scongelato con un po' di molliche, del formaggio oppure dell'uovo, ci potete fare quello che volete, sono super versatili. Andiamo a mettere i carciofi in un pentolino. Aggiungiamo un pochino di acqua, senza esagerare, i carciofi non dovranno bollire in troppa acqua perché l'acqua si andrà ad asciugare, in questo modo le sostanze nutritive non verranno perse. Aggiungiamo giusto un pizzico di sale. E anche in questo caso possiamo mettere sul fuoco, magari coprendo con un piccolo coperchio.
I nostri carciofi bolliti sono pronti, potete, come dicevo prima, utilizzarli a questo punto per le vostre creme oppure potete conservarli in congelatore. Prossima ricetta vi facciamo vedere un'idea per servire il carciofo in un modo decisamente diverso dal solito, ovvero crudo. Se volete fare una cosina sfiziosa, delle insalatine particolari, anche magari quando avete degli ospiti, fare proprio una cosa chic, potete infatti servire il carciofo così a crudité, magari servito con un filo d'olio, dell'aceto, magari delle scaglie di parmigiano o altri ingredienti. Una volta pulito il carciofo, come avete visto prima, andiamo a tagliarlo a fettine sottilissime. Qua è importante che siano davvero ultra sottili, perché più saranno sottili, più il carpaccio di carciofi sarà gradevole da mangiare. Man mano che taglio le fettine, vado a metterle subito in una ciotola e irroro con il succo di limone in modo che non anneriscano. Anche perché il carciofo crudo deve essere bellissimo anche da vedere, quindi se servite una cosa da mangiare fresca che è annerita, non è proprio il massimo. Con il limone potete anche abbondare, dato che farà parte comunque della marinatura. Andiamo a tritare anche il prezzemolo, anche lui lo facciamo sottile sottile. Lo andiamo a mettere quindi nella ciotolina e aggiungiamo anche l'olio. Il carciofo crudo assorbe davvero tantissimo olio, quindi se volete potete anche metterne un pochino più del solito, del resto è un'insalatina, ogni tanto ci sta. E lo lasciamo macerare qualche minuto, non serve lasciarlo per giornate intere, basteranno infatti una manciata di minuti. Il nostro carpaccio di carciofi è pronto, potete servirlo in piccole porzioni, magari accompagnato con qualche chicco di melagrana, come abbiamo fatto noi. Potete mescolarlo insieme a del lattughino, della rucola, insieme altre verdure a foglie fresche. La prossima ricetta che vi faccio vedere è invece la ricetta preferita di Federica. Si tratta del carciofo bollito intero, non sappiamo che titolo dargli. È una ricetta buonissima, si tratta di un carciofo appunto intero che poi viene mangiato a pinzimonio con una salsina che può essere a base di limone e olio oppure aceto balsamico e un pochino di olio. È davvero squisito ed è ultra semplice, è proprio la semplicità fatta a carciofo. Sono sicura che però vi piacerà molto. Una variante che sicuramente molti di voi già conosceranno è quella di mettere delle molliche all'interno delle foglie del carciofo. Questa è una ricetta che ci faceva sempre nostra mamma quando eravamo bambine e il carciofo fatto in questo modo a me fa letteralmente impazzire. Anche in questo caso poi le foglie vengono mangiate con questo pinzimonio di aceto e olio, sono buonissime, poi all'interno c'è anche il formaggio e le briciole, insomma, davvero la fine del mondo. Ho già lavato bene il carciofo e tutte quante le insenature delle foglie. Adesso vado a metterlo all'interno di un pentolino e lo copro con un pochino di acqua. Diciamo che arrivo più o meno a metà del carciofo. A questo punto mettiamo sul fuoco, anche in questo caso andiamo a coprire con un coperchio. Anche il nostro carciofo bollito è pronto, a questo punto per mangiarlo basterà staccare le foglie che come vedete sono diventate morbidissime, questa bianca è la parte che si andrà a mangiare del carciofo e la andiamo a inzuppare nell'olio e nell'aceto. Ultima ricetta, anzi per meglio dire ultima idea di utilizzo, è una tisana detossificante realizzata con le bucce del carciofo, non con il carciofo vero e proprio, bucce che di solito o quasi sempre vengono eliminate. Vi sorprenderà il sapore perché non è affatto amara, anzi è molto molto delicata e potete decidere voi poi se dolcificarla con un filo di miele o un altro sciroppo a vostro piacimento oppure se berla così al naturale. Per realizzarla andiamo semplicemente a mettere le foglie dei carciofi in un bollitore o in un pentolino con dell'acqua e andiamo a mettere sul fuoco. Da quando inizierà a bollire basteranno 3-5 minuti. Ed ecco qui la nostra tisana pronta per essere bevuta.
Per gli scettici vi mostrerò che è davvero gradevole da bere. È buona, è delicatissima. Ha un retrogusto molto lontano di carciofo, ma se non vi dicono che è carciofo, sono sicura che non ci arrivate. Di ricette con i carciofi ce ne sono davvero tantissime. Queste che vi abbiamo fatto vedere erano solo alcune delle idee per utilizzarli e consumarli. Anzi, a questo proposito, fateci sapere quali sono le vostre ricette preferite, se siete degli amanti dei carciofi oppure non li comprate mai. Se appartenete alla seconda categoria, speriamo di avervi convinto e magari la prossima volta comprerete qualche carciofo. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre se è così mettete un mi piace perché ci aiuta a crescere e poter realizzare nuovi video per voi. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo con la prossima ricetta o il prossimo video. Ciao! Dovete sapere infatti che mangiare i carciofi crudi è una ficata. Ho sbagliato. È buonissimo, a me piace davvero tantissimo e rimane davvero delicatissimo. Tagliare sottilissime le fette di carciofo servirà anche a rendere il carciofo tenerissimo in modo da poterlo mangiare in modo super gradevole. E dai, va bene, super gradevole. Magari se è la seconda...